Come stai? Tutto bene, tutto a posto. Molto lieto. Alessandra che è in villa, tutto bene. Molto lieto. Sì, ti accompagno subito. Vado a prendere la chiave. Dimitri, questo è anche il pacchetto. Ah, già, quello che mi avevi detto, sì, quello da portare. Ma figurati. Sto qui, ritornare a Roma, per me diventerebbe un no, problema. No, certo, non ti preoccupare, schiaffalo qui. Grazie. Perfetto, grazie. Vi accompagno su. Bene. Grazie. Prego, faccio strada. Sì? Chiedo scusa, sono sempre io. Allontanati! Via con le telecamere, con le telecamere, per cortesia! Per piacere! Via con le telecamere! Il scrittore sa lavoro insieme. Permesso? Permesso? Sì? Cosa c'è? Salve, salve. Questura San Vitale, salve. Senta, allora, mi abbiamo trovato il bagno? Sì, perquisiscimi il bagno, grazie. Eritrea, possiamo sederci un attimo? Sì. Dobbiamo fare due chiacchiere, grazie. Prima cosa, Cirimbilla, tra questi signori riconosce quella persona da cui ha avuto il pacchetto? Il pacchetto l'ho dato al signore. Al signor Dimitri? Sì. Signor Dimitri, lei ha ricevuto, un pacchetto dal signor Cirimbilla, è vero? Conferma? Quello di tuo, da portare a tua cugina? No, sì. No, aspetti. Perché mi dai tu? Vi conoscete? No. Sì, che ci conosciamo. Come? Assolutamente. Vabbè. Cirimbilla, a chi ha consegnato il pacchetto? Io mi devo tenere silenzio. Non parlate insieme, fate silenzio. A chi ha consegnato il pacchetto? Ho consegnato il pacchetto al signore. Sì. Perché mi è stato dato. Lei deve stare zitto. Io sono capo. Io sono due giorni che seguo questa inchiesta. Sono due giorni che mi ha posto qua. Perché questo albergo lo conosciamo tutti. Ha capito? Noi no. Allora lei deve stare zitto. Lei deve stare zitto perché è nell'occhio del ciclone. Lei è nell'occhio del ciclone. Ha comunque lo conosco. Lei faccia silenzio. No. Lei faccia silenzio. Mettiamo punti su. Allora, Cirimbilla, lei ha dato fisicamente un pacchetto. Sì. Com'era fatto questo pacchetto? Il pacchetto era quadrato, rosso. Sì, da regalo. Non il pacchetto regalo. Non ci ho fatto cosa perché mi ha consegnato un signore, mi ha detto di consegnare al signor Dimitri. Ma... Sì. Punto. Alessandro, ma stai scherzando? Faccia silenzio. Signora Lagreci, scusi, mi dispiace che lei è coinvolta in questa situazione. Lei conosce il signor Dimitri? Certo, sì. In che rapporti è col signor Dimitri? È un mio amico che mi aiuta, mi fa un po' da segretario. Se dovesse arrivare un pacchetto alla RAI, voglio dire, o un pacchetto da qualsiasi altra azienda, dipende, o un pacchetto per la signora Clerici. Direttamente a me, ma sta scherzando. Però potrebbe anche darsi il caso che se non c'è una persona discreta che non vuole invischiarla, la dà al signor Dimitri, giusto? Ma in che senso? Scusi. Lei filtra le cose per la signora Clerici? Ma no? Dipende, faccio un'intervista alla televisione. Cioè, non l'ha mai fatto? Gli ha detto, per favore, puoi dare un pacchetto a mia sorella? Ma sua cugina. Alessandro, Alessandro, ma stai scherzando o stai facendo sul serio? Insomma, io voglio sapere. Ma l'ha messo giù, credo che ci sia stata anche delle riprese con le telecamere. Signora Clerici, per cortesia, lei deve rispondere a una domanda. Ci può dire è mai successo che il signor Dimitri abbia... C'è un pacchetto qui. Mi fa parlare, mi fa parlare. Sì, però lei bisogna che ci spieghi perché ci viene un infarto, se non le dispiace. Dov'è il pacchetto? Dov'è il pacchetto? Il pacchetto è qui dentro. Allora, per cortesia, il pacchetto è lì dentro? Sì. Perna, per cortesia, prendi la borsa. Ma Perna, prendi la borsa. Ce l'hai dato tu il pacchetto. Per cortesia, prendi la borsa, Perna. Vogliamo far notte. Perdi la borsa. Allora, signora Clerici, è sua questa borsa? Mi deve svuotare la borsa, ecco, per favore. Svuoti la borsa. Io non lo so, ma io cosa mi sta lentamente sta elenchi calma, ogni... Sta calma, che tanto non c'entriamo assolutamente niente, quindi... Cos'è quello? I miei vestiti che io ho portato... Li appoggi qui, li appoggi per cambiarmi, non ne so... È un vestito. Poi svuoti, continua a svuotare. Cioè, dopo ne parliamo, no? Noi, perché te sei mamma. Non deve parlare. Dottore. Buono, sta buono. E questo, io cosa ne so? Lui gli ha detto... Il contenuto della borsa è tutto quello? Guardi, prego. Sì, sì, è quello. Allora, per cortesia. È quello, È il pacchetto che mi hai dato per tua cugina. Sì, sì. Alessandro, io ti metto le mani in faccia. Dimitri, per favore, stia al posto suo. Si segga, lei si segga. Ma chi mi perda, per cortesia. Sedetevi. Allora, se qui cominciamo a parlare tutti quanti, non ne facciamo notte. Vogliamo fare notte? No. Devi stare zitto! Sono arrivati, a me mi hanno fatto un'intervista, io non ne so niente, sono arrivata qui. Per cortesia, stia zitta. Come che adesso, ecco, appunto. Oh, madonna mia. Sì, ma siete impazziti? Stia zitta. Allora, sono il contenuto sono 1, 2, 3, 4, 5... Ma Dio, ma che cosa sta succedendo 6, qui? 7, mi 8, che cos'è 9, questa 10, storia? 11 ma chi te li ha date? Noi stiamo cercando in questo momento, siccome questa è una perquisizione, dal contenuto che si evince di queste bustine c'è... Ce n'è tanto quanto basta per dire spaccio internazionale. È chiaro che il signor Dimitri ha consegnato questo pacchetto al signor Cirimbilla.
No. No, il signor Cirimbilla l'ha consegnato a lui. Benissimo, benissimo. Allora, il signor Cirimbilla ha consegnato il pacchetto. Gli ha detto, lo dia a mia sorella. No, gli ha detto. No, io voglio no, che... mia cugina. No, piano, neanche. Allora, io, in teoria, per quel contenuto di queste buste, che Aprile sicuramente ci confermerà. Ma serata Aprile? Del Lazio, vengo qui, una faccio cosa silenzio, del genere, faccio allora. Silenzio, faccio silenzio, vieni questa qua. Questa è cocaina. Allora, rimettala, ma cosa ne so io? Aprile, non c'entro niente. Sta calma, neanche io non c'entro niente, chi lo conosce? Lo conosco per lavoro, lo sai. Ci sono le ma cosa è successo? Ma siete... Io ho fatto un'intervista, avete visto giù? Ero giù, mi sono entrata, mi ha fatto un'intervista. Lui gli ha dato lo dovevamo portare a sua cugina, ci sono le telecamere. Stiamo tranquilli. Sì, ma così hai detto. Alessandro, io non avrò il documento, ma sono una persona pulita, allora, quindi sicuramente si dimostrerà. Segua se l'ispettore Sara non è buono. Allora, io dovrei arrestarla immediatamente, farla perquisire, portarla in questura della San Vitale, va bene? Io dovrei fare questo, non lo faccio. Certo. Cerchiamo di rispettare la privacy, perché ci sono delle telecamere del TG nazionale. Se trapela la parola droga fuori da questa stanza, la signora Clerici è rovinata per sé. Ma Alessandro, la porto al commissariato di Frascati, va bene? Va bene? Tu sei fuori di testa. Non la porta a sé? A lei, mi dia del lei, per cortesia, manteniamo. Cirimbilla, lei secondo me può andare, perché... Ma me l'ha dato lui il pacchetto, ma io cosa c'entro? No, mi dia del lei. Ma tu mi hai chiamato per fare una serata senza fuori del Lazio! Venga, per favore, venga con me. Abbiate pazienza un attimo che prendiamo, possiamo prendere le cose, no? Signora Greci, forse non ha capito. Ci sono dei giornalisti che lei dovrebbe conoscere molto bene, che non aspettano altro di sbattere in prima pagina una persona come lei per droga. Senta, ma io ma si rende conto, io non ho fatto niente. Non posso seguirla con una macchina, non posso venire con voi tranquillamente. Assolutamente no, deve venire con noi, si metta questo, si copre il viso. Qui, sì, ma si copre il viso è peggio ancora, so, si copre, ma l'hanno visto entrare. Si copre il viso è meglio, guardi. No, ma non si andiamo, però... forza, andiamo. Forza. Ma dico, ma state allora, scherzando. Dai. Prendo la borsa. Dove Aprile? Prendi la mia borsa. Sì, poi tanto la telecamera al secondo. Per cortesia, Aprile, davanti mi devi bloccare le telecamere. E soprattutto quella giornalista, va bene? Sì. Diamo venga! Fuori, forza! Cirimbilla, glielo ho già detto, fuori! Fuori con le telecamere! Fuori, grazie! Fuori, grazie! No, se ne vada lei, se ne vada! Ma va via, va, smettila, vattene via, va! Ci dica qualcosa! Va via, va! Che succede? Tolga con questa telecamera! Fuori, dai, fuori! Aprile! Aprile, per cortesia, vieni! Che succede, signora Clerici? Ci dica qualcosa! Ecco qua, perfetto. Questa è la macchina. Se vuole salire, se no, come vuole, insomma. Ecco, diciamo così. Antonella Clerici, vittima, che scherza qua. Antonella. Oddio, ma no! Madonna, sono davvero...